Secondo quanto riferito, al principe Harry è stato consigliato di mantenere le distanze dai reali per il momento. Re Carlo ha fatto una serie di piani di emergenza nel caso in cui non fosse in grado di svolgere i suoi doveri reali, ma nessuno di questi coinvolge il principe Harry, secondo i rapporti. La prospettiva che Harry ritorni nella famiglia reale è stata definita ridicola dagli addetti ai lavori poiché lui e suo fratello, il principe William, parlano a malapena. All'inizio di febbraio, il monarca annunciò che gli era stato diagnosticato un cancro. Poco dopo, Harry si precipitò nel Regno Unito per vedere suo padre per una breve visita. Da allora, vari rapporti hanno suggerito che il duca di Sussex. Katie Nicole di Vanity Fair ha citato una fonte ben informata che ha detto: "L'idea che Harry torni nel Regno Unito per svolgere impegni per conto del re è altamente, altamente improbabile. Esiste un piano di emergenza attentamente delineato nel caso in cui il re non fosse in grado di svolgere impegni pubblici nei prossimi mesi, e nessuno di questi coinvolge il principe Harry." L'outlet aveva precedentemente riferito che il principe di Galles sarebbe stato schierato per sostituire suo padre, se necessario. Una fonte descritta come amica ha detto anche a Vanity Fair: "I fratelli si parlano a malapena, quindi l'idea che William voglia che Harry ritorni e rappresenti l'azienda è sia ridicola che impensabile." Nel frattempo, un palazzo ha detto che a Harry era stato consigliato di mantenere le distanze dai reali per il momento. Hanno detto: "Il consiglio era che Harry lasciasse perdere un po' e venisse a trovare suo padre a Sandringham, mentre si stava riprendendo, ma c'era una grande fretta per Harry di venire a trovare suo padre. È stato tutto all'ultimo minuto, quindi perché l'incontro è stato così breve?"